Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nella mia cucina. Io sono Paul Claire e qui ci troviamo al mio ristorante a Milano, al ristorante Noblesse Oblige. Oggi volevo presentarvi un piatto che è un po' un piatto unico, un po' come se fosse il nostro, tra virgolette, risotto ai frutti di mare. Settimana scorsa vi ho fatto gli scialatielli e invece questa settimana faremo... Prima la sigla. La ricetta di oggi è la paella alla spagnola, paella, ditela come volete, il significato è comunque sempre che facciamo questo riso con verdure e con pesce, a volte si può fare anche con misto con la carne e di solito si mette dentro il coniglio o il chorizo, però noi questa volta la faremo solamente di pesce. E adesso andiamo a vedere gli ingredienti. Questi sono gli ingredienti che ci servono oggi. Naturalmente quando scegliete il pesce voi dentro potete mettere il pesce che volete. Di solito il pesce che si mette sono queste, cioè ci sono dentro delle cozze, delle vongole veraci, dei gamberoni, oggi ho trovato dei canestrelli quindi inserirò anche canestrelli, dei calamari, dei gamberi. Come verdura mettiamo dei fagiolini cornetti o si possono mettere anche i fagioli piattoni, dei piselli, del pomodoro fresco, l'immancabile peperone, cipolla e aglio. E adesso iniziamo con la preparazione. Allora, per prima cosa non facciamo altro che tagliare la cipolla, questo lo sapete già e non c'è bisogno che ve lo faccio vedere, quindi tagliamo la cipolla. Okay. Tagliamo il nostro peperone. Infine tagliamo il nostro pomodoro ramato in pezzettini tipo cubetti. Quindi dopo aver tagliato e preparato tutti gli ingredienti ci sono ancora due ingredienti che sono molto particolari e importanti in questa ricetta e sono il riso, che di solito si usa il riso bomba, però in Italia si fa un po' fatica a trovare, si può usare il riso carnaroli o il vialone nano, se volete anche l'arborio. E poi dovete, importante, preparare invece un brodo che deve essere 50% di pollo e 50% di pesce. E adesso possiamo iniziare la nostra preparazione. Per tutte le persone che skippano il video e non se lo guardano tutto, adesso inserisco questo ingrediente così a sorpresa, così a loro non riuscirà bello come voi che seguite tutto il video. E dobbiamo aggiungere della paprika. Io aggiungo anche una punta di cumino e naturalmente il nostro zafferano. Se ce l'avete in pistilli è meglio, se non ce l'avete va bene lo stesso. Per prima cosa, innanzitutto vi serve questa padellina, che non fate i tirchi, andate dai cinesi, con 10 euro la riuscite a comprare. Se no, usate una padella antiaderente più o meno di questa misura. Questa va bene per circa 2 o 3 persone di paella se mangiano poco. Per me questa è una doppia porzione. Iniziamo con il mettere un goccino di olio di oliva extravergine, di quello buono, come dice il nostro amico di Roma, Leccesi. Adesso aggiungiamo la cipolla e anche l'aglio tritato. Lo facciamo andare 2-3 minuti, fuoco medio. Allora, intanto che la cipolla sta brasando, se vi si alza un po' troppo la temperatura, ve lo avevo già detto anche l'altra volta, non fate altro che mettere dentro un goccino di liquido, di brodo, di acqua, così abbassate la temperatura dell'olio e la cipolla cuoce senza bruciare, perché se brucia poi vi lascia un po' l'amaro. Questo è il nostro momento dei peperoni, li mettiamo dentro anche questi qui, li facciamo andare per 2-3 minuti. Ha brasato 2-3 minuti la cipolla, l'aglio e il peperone, aggiungiamo in questo caso un cucchiaio da cappuccio di paprika, poi aggiungiamo una punta di cumino e lo zafferano, che io però piuttosto di metterlo così a secco lo metto dentro una ciotolina con dell'acqua. Lo faccio sciogliere un pochettino così e glielo rovesciamo dentro e cuociamo altri 2 minuti. Possiamo aggiungere la nostra dadolata di pomodoro o se non volete mettere quello fresco mettete un pochettino di passata di pomodoro. Poi, siccome i calamari lo sapete che sono sempre di più duri a cuocere, li mettiamo all'inizio questi qua,
così li facciamo andare 2 minuti da soli. Questo è un piatto semplicissimo, bisogna seguire solamente i passaggi di come mettere le cose dentro nella padella, però sporcate solo una padella. Facciamo un riepilogo veloce: abbiamo messo la cipolla, l'aglio con l'olio, l'abbiamo fatta brasare per 2 minuti, poi abbiamo aggiunto i peperoni e l'abbiamo fatti brasare 2 minuti, abbiamo messo dentro il pomodoro e adesso abbiamo aggiunto il calamaro. Totale per adesso è andata a 5 minuti. A questo punto noi cosa facciamo? Aggiungiamo il riso all'interno, eccolo qua. A me piace abbondante come al solito e quindi metterò un po' di più. Voi vedete voi, tanto sapete che io le porzioni non ve le do. Ok, naturalmente copriamo con il nostro brodo che abbiamo fatto metà di pollo e metà di pesce e andiamo a coprire il riso. Così mischiamo un pochettino per disporre bene il riso da tutte le parti. Così. Ok, così il risotto l'abbiamo distribuito, il riso l'abbiamo distribuito per bene nella padella. Naturalmente non abbiamo aggiunto sale, perché la cosa giusta è salare giusto il brodo, così non c'è più da toccare niente. Il brodo è qua, l'abbiamo già salato, era perfetto, quindi non facciamo altro che aggiungerlo all'inizio e mai più. Dopo aggiungeremo il pepe. Lo facciamo andare 10 minuti a fuoco moderato, così. Dopo gli ultimi 10 minuti di cottura del riso aggiungeremo il pesce, che dobbiamo aggiungere alla fine, le verdure tipo i fagiolini e i piselli che abbiamo già sbollentato, ma li faremo cuocere coperti con un coperchio, o potete coprirlo anche con della carta stagnola. Aggiungiamo un po' di pepe da macinino, non usate il pepe quello già tritato perché non sa più di niente. Sono passati 8-10 minuti e aggiungiamo il pesce adesso. Quindi mettiamo tutte le cozze in fila. Questo è un lavoro che potete fare ai vostri bambini, per esempio, se volete che prendano fuoco in cucina. Così cercate di disporre tutto bene, perché dopo non andrà più toccato e quindi è meglio fare il lavoro fatto bene subito all'inizio che perdere tempo dopo per rifarlo. Le cozze le abbiamo messe. Adesso mettiamo le nostre belle vongole, sempre con un certo criterio casuale ma che risulta ordinato. Ok, poi appoggiamo sopra i nostri 2 gamberoni, così, i nostri gamberi, anzi queste sono code di gamberoni, siamo proprio al top. Anche qui sta venendo su un profumo entusiasmante e appoggiamo sopra i nostri canestrelli. Adesso che avete appoggiato il pesce, cercate un pochettino di farlo sprofondare leggermente nell'umido del brodo di pesce, che comunque a questo punto noi dovremo sicuramente coprire con il coperchio e lasciar cuocere per ancora 8-10 minuti fino a che si è asciugato tutto il brodo. Se leggermente vi brucerà la parte centrale dove ci avete sotto il fuoco, è una cosa che diciamo fa parte del gioco, perché il bruciato gli dà anche un piccolo sapore. Certo, non potete bruciare tutto, se volete mettete sotto uno spargifiamma che brucerete meno il tutto. Questi che aggiungiamo adesso, le verdure, sono già state bollite, sbollentate, aggiungiamo un po' di piselli che ci piacciono e qualche fagiolino cornetto, o se volete potete mettere dentro anche fagioli piattoni, e cercate sempre di schiacciare un pochettino sotto che vada nell'umido il tutto. Adesso copriamo con un coperchio o con la carta stagnola e lasciamo cuocere per 8 minuti. Facciamo altri piometti di intorno, copriamo bene e lasciamo cuocere fino a fine cottura a fuoco basso. Allora, sono passati 18 minuti e la nostra paella dovrebbe essere pronta. Abbiamo spento il fuoco, guardate qua che tripudio di colori e di salivazione, ma direi che ci siamo. La paella
parte la telecamera che si appanna un attimo, ma va bene così. Allora ragazzi, la nostra ricetta è terminata. Questa qui è la nostra paella, come avevo fatto vedere già da prima. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale, vi lascio sotto i link in descrizione del nostro Facebook, di Instagram, Trichetac e Mortaretti. Se volete, quando avete finito, togliete sopra i gamberoni, le cose più grosse, e lo mischiate un attimino, perché sicuramente se andate a vedere qua nel centro, vedete che sotto un pochettino si attacca, ma questo saporino qua gli dà un sapore esagerato a tutta la paella. Però se volete voi gli date una rimestata, ok? Spero che fate una bella figura con i vostri quando preparerete questa ricettina, e come sempre un saluto dal vostro Paul Clerc e alla grande. Ciao!